Carissimi amici di Cristian Tudeli, vi do un caro saluto, un carissimo abbraccio e questa sera facciamo una trasmissione particolare, una trasmissione a cui tengo tantissimo. Avrei voluto farla con Sky Plus, purtroppo col mio computer abbiamo avuto dei problemi e quindi la sto facendo con il telefonino, WhatsApp. Però conto anche di ripetere questa trasmissione un domani proprio con Skype, perché vi dicevo, ci tengo tantissimo a questa trasmissione. Questa sera vi presento un libro che ho scritto che si intitola Santo Rosario Biblico meditato grano per grano. È il Santo Rosario meditato con la parola di Dio, grano per grano. Parlare del Santo Rosario, dell'importanza del Santo Rosario, è come sfondare una porta aperta. Sappiamo quanto è importante il Santo Rosario, sappiamo quante grazie il Signore concede con questa preghiera, e quindi tanti lo sanno. Io sto soltanto a sottolineare l'importanza del Santo Rosario. Anzitutto, ecco, sottolineo come la Madonna ha fatto 15 grandi promesse alle persone che recitano il Santo Rosario. Vi leggo queste promesse fatte dalla Madonna. La prima promessa: coloro che mi serviranno con costanza, recitando il rosario, riceveranno qualche grazia speciale. Seconda: a tutti quelli che reciteranno con devozione il mio rosario, prometto la mia protezione speciale e grandi grazie. La terza promessa: il rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno, eliminerà i vizi, libererà dal peccato, distruggerà le eresie. Quarta promessa: farà rifiorire le virtù e le opere sante, otterrà alle anime abbondantissime misericordie da Dio, trarrà i cuori degli uomini dal vano amore del mondo all'amore di Dio, e li eleverà al desiderio delle cose eterne. O quante anime si santificheranno con questo mezzo. Quinta promessa: l'anima che si affida a me col rosario non perirà. Sesta promessa: chiunque reciterà il rosario con devozione, con la meditazione dei misteri, non sarà oppresso da disgrazie, non sperimenterà l'ira di Dio, non morirà di morte improvvisa, ma si convertirà se peccatore. Se invece è giusto, persevererà in grazia e sarà giudicato degno della vita eterna. Settima promessa: i veri devoti del mio rosario non moriranno senza i sacramenti. Ottava promessa: voglio che coloro che recitano il mio rosario abbiano in vita e in morte la luce e la pienezza delle grazie, partecipino in vita e in morte dei meriti dei beati. Nona promessa: libero ogni giorno dal purgatorio le anime devote del mio rosario. Decima promessa: i veri figli del mio rosario godranno di una grande gloria in cielo. Undicesima promessa: qualunque cosa chiederai col rosario, la otterrai. Dodicesima promessa: soccorrerò in ogni loro necessità coloro che diffonderanno il mio rosario. Tredicesima promessa: ho ottenuto da mio figlio che gli iscritti alla confraternita del rosario possano avere per confratelli in vita e in morte tutti i santi del cielo. Quattordicesima promessa: coloro che recitano il mio rosario sono miei figli e fratelli di Gesù Cristo, mio unigenito. Quindicesima promessa: la devozione al mio rosario è un grande segno di predestinazione. Queste sono le promesse che la Madonna ha fatto per coloro che recitano il Santo Rosario. La Madonna stessa diffonde questa preghiera. Noi vediamo come a Lourdes si è presentata con il Santo Rosario. Già nella prima apparizione la Madonna ha recitato il Rosario con Santa Bernadette. Guarda caso, oggi è la festa di Santa Bernadette. A Fatima lei stessa si
si è data il titolo di Madonna del Santo Rosario. A Medjugorje ha molto raccomandato la preghiera del Santo Rosario. Sappiamo anche come negli esorcismi il demonio teme molto questa preghiera. Ha paura di chi prega con il Santo Rosario. Vede ogni Ave Maria del Santo Rosario come una frustata su di lui. Ha tantissima paura di questa preghiera. Sappiamo come i santi pregavano sempre col Santo Rosario. In modo particolare, Giovanni Paolo II diceva che il Santo Rosario è la sua preghiera prediletta. E sempre Giovanni Paolo II ha voluto che ci fossero, accanto ai misteri che già c'erano, che ci fossero i misteri della luce. Ora, in modo provocatorio, qualche tempo fa, io ho detto ai miei parrocchiani: la Madonna a Nazareth pregava con il Santo Rosario, vero o no? Ecco, i miei parrocchiani hanno detto: no, è impossibile che la Madonna pregasse a Nazareth con il Santo Rosario, non è possibile, non esisteva. E allora ho risposto: e invece sì, la Madonna a Nazareth pregava con il Santo Rosario, perché nel Santo Rosario, più importante dell'Ave Maria, che è già una preghiera grandissima, potentissima, ma più importante dell'Ave Maria è la meditazione dei vari misteri del Rosario, la meditazione della vita di Gesù. La Madonna diceva la sua preghiera, il suo Santo Rosario, era meditare su Gesù, suo figlio e suo Dio. Questa è la parte più importante del Santo Rosario, meditare su Gesù, meditare i misteri del Santo Rosario. E quindi la Madonna si riceve il Santo Rosario in quanto meditava sempre su Gesù. Gesù che è suo figlio e che è suo Dio. Da questo pensiero che io, ecco, ho manifestato ai miei parrocchiani, mi è venuta l'idea di scrivere un libretto sul Santo Rosario dove si medita grano per grano il mistero del Rosario preso dalla Sacra Scrittura. Cosa significa? Noi stiamo celebrando, ad esempio, la preghiera dell'Annunciazione, il primo mistero della gioia, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora, ecco, si medita a ogni Ave Maria, si medita un grano di quel mistero, grano per grano. Da qui il Santo Rosario, grano per grano. Rispetto al Rosario normale, ci sono due piccole varianti. La prima variante è quella di dire un'Ave Maria ad ogni brano della Sacra Scrittura che si riferisce a quel mistero. La seconda variante l'abbiamo nei misteri dolorosi. Vi faccio un esempio. Prendiamo i misteri della gioia. Primo mistero della gioia, l'annuncio dell'angelo a Maria. E qui si dice la preghiera del Padre Nostro. Poi si legge: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. E qui va la prima Ave Maria. E poi: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E qui va la seconda Ave Maria. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. E qui si dice la terza Ave Maria. Come avverrà questo? Non conosco uomo. E qui la quarta Ave Maria. E poi lo Spirito Santo scenderà su di te. La quinta Ave Maria. Su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. La sesta Ave Maria. Colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. La settima Ave Maria. Anche Elisabetta, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. L'ottava Ave Maria. Nulla è impossibile a Dio. La nona Ave Maria. E poi, ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola.
e l'angelo si allontanò da lei e si dice la decima Ave Maria. Ad ogni frase della Sacra Scrittura riferita a quel mistero, finita la frase, si dice un'Ave Maria. In questo modo si medita in una maniera molto vicina il mistero che si celebra in quel momento, e la parola di Dio sente nel nostro cuore. Si evitano le distrazioni e si medita a fondo il mistero del Rosario. Così si fa per tutti i misteri. Ad ogni mistero, ecco, all'inizio il Padre Nostro, si legge un brano della Sacra Scrittura e poi l'Ave Maria. E tutti i quattro misteri del Rosario, i misteri della gioia, i misteri della luce, i misteri dolorosi e i misteri gloriosi, ecco, prima dell'Ave Maria c'è una lettura del brano della Sacra Scrittura attinente al mistero che stiamo celebrando. Per quanto riguarda la seconda variante, molto bella, ecco, siamo al quarto e al quinto mistero doloroso. Su questi due misteri dolorosi, che si uniscono formando un grande mistero, si celebra la Via Crucis e le sette parole di Gesù in croce. Unendo questi due misteri, noi abbiamo 21 grani. Abbiamo i 10 grani piccoli, il grano grosso e gli altri 10 grani piccoli. Quindi abbiamo la totalità di 21 grani. Allora, in questi grani cosa si legge? Vi faccio l'esempio. Prima stazione, Gesù è condannato a morte, l'Ave Maria. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce, seconda Ave Maria. Terza stazione, Gesù cade a terra la prima volta e si dice la terza Ave Maria. Quarta stazione, Gesù incontra sua madre e si dice la quarta Ave Maria. Quinta stazione, Gesù incontra il Cireneo, quinta Ave Maria. Sesta stazione, Gesù incontra la Veronica e si dice la sesta Ave Maria. Settima stazione, Gesù cade per la seconda volta e si dice la settima Ave Maria. Ottava stazione, Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Nona stazione, Gesù cade per la terza volta. Decima stazione, Gesù è spogliato delle celesti. Undicesima stazione, Gesù viene inchiodato sulla croce e si dice l'undicesima Ave Maria. A questo punto, dopo l'undicesima stazione, si dicono le sette parole di Gesù in croce. Prima parola, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e si dice l'Ave Maria. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso, e si dice la seconda Ave Maria. Donna, ecco il tuo figlio. Figlio, ecco la tua madre. E poi, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi, ho sete. E poi, tutto è compiuto. E poi, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E si dice l'Ave Maria. Dopo le sette parole di Gesù in croce, c'è la dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce tra le braccia di Maria addolorata. Quattordicesima stazione, Gesù è posto nel sepolcro da cui risorgerà il terzo giorno. Quindi ecco, si uniscono dolorosi, si forma un unico grande mistero di 21 gradi, e su questi 21 gradi si dicono la Via Crucis, le stesse parole di Gesù. Dopodiché ecco che il Rosario continua normalmente, come lo conosciamo. Quindi ci sono soltanto queste due varianti. Si aggiunge un'Ave Maria ad ogni mistero, ogni mistero ha la sua Maria, e poi abbiamo questi due misteri dolorosi, il quarto e il quinto, che si uniscono, e lì si dice la preghiera della Via Crucis e le sette parole di Gesù in croce. Può anche darsi che possa sembrare complicato, però in effetti è facilissimo. Io ogni mattina
La prima preghiera che mi dico è la preghiera del rosario meditato. Come tempo ci sono circa 10 minuti in più dal normale rosario, però la parola di Dio c'è nel cuore. Non c'è pericolo di distrarsi, e c'è una profondità della parola di Dio, perché basta soffermarsi ad ogni frase qualche secondo e c'è una ricchezza spirituale enorme. Ecco, quindi questo è il rosario che io vi propongo. Ora, io ho fatto una promessa a me stesso, ho fatto una promessa alla Madonna, che è quella di stampare questo rosario e di regalare 3 copie di questo libretto a chiunque me lo chiederà. Quindi, avendo il mio indirizzo email, che voi potete trovare in sovraimpressione, ecco, io sono disposto a mandare a chiunque mi chiederà questo libretto 3 copie, proprio per diffondere il Santo Rosario. Il mio indirizzo email lo potete trovare, ma io ve l'ho detto, ecco, così, in modo che chi vuole può prendere appunto. L'indirizzo è sempre minuscolo: sach.pietro.riggi@gmail.com. Ve l'ho ridetto: sach.pietro.riggi@gmail.com. Torno a dire, chiunque mi chiederà un libretto di questo Santo Rosario meditato grano per grano, ecco, io invierò gratuitamente 3 copie per poterlo diffondere. In questo rosario ho aggiunto, per chi vuole, anche il mio codice IBAN, è il codice IBAN della nostra parrocchia. Chi vuole può fare un'offerta, e questa offerta servirà per le nuove ristampe del rosario e, se ce n'è abbastanza, anche per aiutare un po' la nostra parrocchia. Torno a dire, liberamente, non si è vincolati. Chi vuole fa la richiesta e io mando i libretti. Chi vuole dà un contributo, ma liberamente. La nostra parrocchia è la parrocchia più povera di tutta la diocesi castellanese. Castellanza è una delle città più povere dell'Italia, noi ci troviamo nella fascia più povera, e noi nella nostra parrocchia abbiamo messo su un dormitorio con 35 persone, 35 posti, abbiamo una mensa per i poveri, prendiamo la roba in scadenza dai vari supermercati e la distribuiamo ai fratelli più bisognosi. Nella nostra parrocchia facciamo il battesimo gratuitamente, regaliamo anche la torta per una festicciola tra di loro, celebriamo i matrimoni gratuitamente, con la Caritas diamo anche il vestito dello sposo e della sposa, facciamo anche l'organista gratuitamente, i fiori gratuitamente e anche una torta nuziale gratuitamente. Nella nostra parrocchia aiutiamo anche, secondo le nostre disponibilità, aiutiamo anche a pagare le bollette alle persone più bisognose, ai nostri fratelli più bisognosi. Ecco, ci devo fare in questo modo. Devo dire che la provvidenza non ci è mai mancata. Io sono qui in questa parrocchia già quasi da 8 anni, abbiamo aiutato tante persone, siamo disposti a continuare a aiutare, la provvidenza non ci è mai mancata. Allora, vi detto il nostro codice IBAN, il quale è seguente. L'intestazione è sacerdote Pietro Riggi, parrocchia Santa Croce, IBAN IT 26 B 08952 16700 000 000 138 138. Lo ripeto, intestazione sacerdote Pietro Riggi, parrocchia Santa Croce, IBAN IT 26 B
08 952 167 00 000 000 138 138. Ecco, noi ogni sabato sera e ogni domenica sera, durante la Santa Messa, raccomandiamo al Signore tutte quelle persone, in un modo o nell'altro, sono fatte provvidenze per la nostra parrocchia. Il primo scopo è sempre quello di diffondere questo Santo Rosario, di permettere che la parola di Dio venga diffusa, venga incarnata, venga compresa. Se poi ci sono le offerte, ringraziamo il Signore di tutto questo. Vi do un carissimo abbraccio, spero che ci siano tante persone che ne facciano richiesta. Ho fatto un'ordinazione di 500 copie di questo Santo Rosario, spero che possano andare via subito, di modo che si possa pregare, e ci affidiamo alla Madonna. La mia parrocchia è già affidata alla Madonna fin dall'inizio, io continuo ad affidarla alla Madonna, affido anche voi e chiedo alla Madonna che questo modo di pregare il rosario, meditando la parola di Dio grano per grano, possa diffondersi il più possibile per meglio incarnare la parola di Dio. Un caro abbraccio, vi do la mia benedizione, un caro saluto a Stefano, a Rita, alla piccola Maria, un caro veramente saluto di cuore e andiamo sempre avanti. Diciamo insieme ad Ave Maria e vi do la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un caro saluto a tutti. Buona serata.